Dal fiore dell'errore di Silvia Crisci. Quanto vuoi bene al tuo dolore? Lo so, può sembrare una domanda assurda. Chi potrebbe mai amare il proprio dolore? Chi mai vorrebbe tenerselo stretto? Dal punto di vista razionale, credo nessuno. Tutti, me inclusa, affermerebbero che farebbero carte false per potersi liberare della sofferenza e delle conseguenze che comporta. Eppure credetemi, ho conosciuto e seguito molte persone fortemente affezionate al proprio dolore. Ovviamente la maggior parte non era cosciente, era convinta di volersene separare, dichiarava di aver lottato molto per liberarsene. Qualcun altro invece aveva cominciato a sospettare una sorta di dipendenza dalla propria condizione, ma ancora non aveva chiara la situazione, oppure non sapeva come agire. Il problema di molti è quello di affezionarsi al proprio dolore, alla propria situazione, al proprio ruolo e quindi nel tempo di identificarsi nel personaggio, dimenticando di essere l'attore. Spesso mi sono sentita pronunciare parole come: non affezionarti troppo al tuo dolore. E l'ho fatto quando dai racconti delle persone percepivo un eccessivo attaccamento a quella stessa sofferenza di cui dicevano di volersi liberare. Come capire quando ciò accade? Lo si percepisce dal fatto che la persona continua a sostare nella fase del racconto in cui è stata ferita, arricchisce con mille dettagli e si pone moltissime domande sul perché, il per come, il quando, intendendo anche in quale vita il problema ha avuto origine, chi è stato il primo della stirpe a causarlo e così via. Ancora una volta capisco il desiderio del mentale di trovare una collocazione, spiegazione ad ogni evento vissuto, ma è appunto un desiderio del mentale. Il cuore non necessita di spiegazioni, poiché possiede l'unica vera spiegazione, e cioè che tutto ha un senso. E il senso è la crescita e l'elevazione di coscienza. Fate caso alle persone che continuano a sostare nella sofferenza mentre vi raccontano di voler cambiare. Focalizzarsi sul dolore, andare a scandagliarne i dettagli più profondi, è un tentativo di guarire, ma nel contempo si rivela controproducente. Ragionando in termini di frequenze, si continua a vibrare nella frequenza del dolore, del passato, del trauma. Ed è perfettamente inutile credere di stare procedendo verso il cambiamento. Non sto affermando che non dovremmo mai farci domande. Dico che dopo il minimo indispensabile e necessario per comprendere cosa ci fa soffrire, bisogna andare oltre e lasciarsi alle spalle la frequenza di quel dolore. Nello specifico, se ho subito un maltrattamento, un abbandono quando ero piccola oppure da adulta, continuare a chiedermi perché mi è capitato, perché nessuno mi ha aiutato, da quale vita proviene questa conseguenza, non porta guarigione perché non mi conduce ad una frequenza più elevata e soprattutto diversa. Sapevate che a livello energetico tutto il dolore che viviamo, se non lasciato andare, si tramuta in un vero e proprio corpo sottile? Ebbene sì, stiamo parlando di quello che viene definito corpo di dolore ed è un'entità a sé stante, un corpo sottile come tutti gli altri. Immagino che molti di voi sappiano cosa sia l'aura e il fatto che sia composta da diversi corpi sottili. In coloro che sostano a lungo nel dolore prende forma anche il corpo di dolore che si nutre per l'appunto di sofferenza, resa, rassegnazione, apatia e vittimismo. Nell'universo tutto si attrae per assonanza vibratoria. Simile attrae simile e dolore attrae dolore. Così accade che se restiamo bloccati in un'esperienza di sofferenza e ci affezioniamo troppo, attireremo nuove esperienze simili. E nel tempo, che è vita, gradualmente prenderà forma questa sorta di abito energetico. Un abito cucito su misura per noi, da noi, e il cui tessuto è il risultato di un fitto intreccio tra fili del dispiacere, sofferenza, senso di incapacità, vergogna, probabili sensi di colpa, sia che siamo state le vittime, sia che siamo stati i carnefici.
Normalmente in questa condizione energetica vibrano le vittime dei soprusi altrui. I carnefici, fino al momento del risveglio, interpretano il proprio ruolo senza provare dolore o comunque mossi dalla convinzione di essere nel giusto. Ma vittime e carnefici si attraggono come api e fiori, fino a quando il sipario si chiuderà e torneremo tutti dietro le quinte, dove svestiremo abiti e trucco di scena e torneremo anime, con accordi, scopi, missioni e programmi. Ho conosciuto persone bloccate in lutti o abusi da decenni e non ho potuto che accogliere il loro dolore prima di cominciare a lavorare nelle sale di guarigione. In realtà, l'accoglienza e la comprensione sono il primo passo perché spesso, fino a quel momento, non ne hanno mai incontrata. Bloccati in un loop di dolore e soprusi per vite intere, hanno attirato solo ulteriori carnefici. Il dolore in realtà è un po' come l'etere, l'elemento che contiene tutti gli altri elementi della natura, perché contiene un po' tutte le emozioni di cui abbiamo parlato fino adesso. Solitudine, vergogna, senso di colpa, sono alcune delle tante declinazioni del dolore, che le accoglie nel suo grembo coccolandole come neonati e nutrendole perché diventino grandi, autonome e posseggano una vita e una forza proprie. Ma questo libro si intitola Il fiore dell'errore e quindi cosa c'entra con il dolore? Dolore ed errore sono strettamente collegati, dal momento che il dolore nasce dalla convinzione di essere in errore, di aver commesso un qualche errore oppure più semplicemente di essere un errore vivente. Se ti consideri tale perché qualcuno durante la tua infanzia ti ha fatto sentire inutile, un peso, qualcosa di cui liberarsi, qualcuno di sbagliato, che dice e fa sempre la cosa sbagliata, o magari ti ha fatto del male inducendoti a credere che fosse tua la colpa delle sue azioni, è il momento che tu apra gli occhi e realizzi che il Creatore non sbaglia. Egli ci ha creati tutti potenzialmente perfetti, degni di amore e di luce. Poi ci ha lasciati liberi di scegliere come agire. E coloro che infliggono dolore agli altri in qualche modo lo scelgono. Potrebbero averlo scelto consapevolmente oppure aver a loro volta subito maltrattamenti e riversare il proprio dolore sugli altri. In ogni caso, tutto ha un senso, che non deve piacere per forza alle nostre personalità terrene. Siamo guerrieri di luce, soldati programmati per difendere la luce dentro e fuori di noi. E finché ci lasceremo sopraffare dal dolore e dal bisogno di giustizia, non riusciremo ad espandere la nostra consapevolezza. Il dolore è un grande insegnante, ma come tutti gli insegnanti è destinato a cedere il passo una volta integrata la lezione. Dobbiamo cominciare ad uscire da questa convinzione profonda e antica che solo il dolore insegna. Il dolore insegna quando nessun altro insegnante prima di lui è stato ascoltato. Se staremo più attenti in classe, probabilmente impareremo anche senza bisogno di soffrire, anche senza commettere errori per poi doverli trasformare in fiori.